Dunque, l'origano è una spezia, un'erba aromatica che appartiene alla famiglia delle labiate o lamiacee, un'erba che comunque è molto diffusa in Italia, si trova sulle colline, si trova vicino al mare e oltre a dare sapore e comunque carattere ai piatti, pensiamo l'origano è uno degli ingredienti principali della pizza, in realtà ha numerose proprietà benefiche. Che sono rappresentate da alcuni micronutrienti presenti in questa pianta, per esempio l'acido rosmarinico, il carvagrolo e il timolo, che sono questi micronutrienti, queste molecole che sono molto studiate in questi anni perché oltre ad avere degli effetti a livello di, per esempio sono antibatterici, pensiamo all'olio essenziale di origano, si è visto che possiedono numerose attività per quanto riguarda la prevenzione dei tumori. In particolare il carvacrolo si è visto possedere ha capacità di inibire alcune molecole che vanno a creare la morte cellulare, che sono le caspasi e che creano quindi apoptosi. Diciamo che tutte queste piante vegetali che come dire, apparentemente non hanno calorie, no? Quindi le possiamo aggiungere nei nostri alimenti, non apportano calorie, non apportano zuccheri, ma ci apportano tutta una serie di micronutrienti, antiossidanti, soprattutto polifenoli, che come dire, ci danno quel qualcosa in più che non è solo una caloria, quindi che possiamo aggiungere tranquillamente e che ci fanno bene, cioè a livello salutare. Quanto ne possiamo usare? Diciamo che aggiungere una presa, un pizzico di origano sui nostri piatti durante il giorno, che corrisponde circa un grammo, ci dà quella dose minima di composti antiossidanti, composti polifenolici che comunque hanno un ruolo benefico per la nostra salute.